Salve ragazzi, eccoci a una nuova video lezione, quella su Alessandro Magno. Questa è una statua, una riproduzione delle fattezze di Alessandro Magno, mentre qui lo vediamo interpretato dall'attore Colin Farrell nel film Alexander del 2004, diretto dal regista Oliver Stone. Come potete ben capire, Alessandro Magno è un personaggio che illumina la fantasia anche di noi moderni. Ma cominciamo la lezione. La continua litigiosità delle città greche, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, contribuì a renderle più debole, allorché all'orizzonte si profilò un nuovo nemico, la Macedonia. I Macedoni non erano come i persiani che venivano percepiti proprio degli stranieri come barbari dai greci. I Macedoni in realtà parlavano la stessa lingua dei greci, avevano la stessa cultura dei greci, ma erano stati sempre ritenuti inferiori per civiltà e cultura. Ma quando sul trono salì Filippo II, nel 360 a.C., i Macedoni cominciarono ad espandere i propri territori. Tant'è vero che nel 338 a.C., a Cheronea, qui, Filippo II batté le città greche. Come fece Filippo II a battere le città greche? Egli aveva riformato l'esercito macedone con la falange. Questo è un esempio di falange macedone, nella quale i soldati erano dotati di una lancia, la sarissa, molto lunga, tant'è vero che, disposti in un determinato modo, essi sembravano quasi un istrice ricoperto di punte e sembrava quasi impossibile poter battere la falange macedonica. Ma nel 336 a.C. Filippo II morì improvvisamente e quindi divenne re il giovanissimo figlio Alessandro. In pochissimi anni Alessandro sconfisse i persiani a Isso, conquistò la città di Tiro, invase l'Egitto, fondò la città di Alessandria, poi fondò anche diverse altre città sempre con il nome di Alessandria, e sconfisse definitivamente l'imperatore persiano Dario III. Qui possiamo vedere l'impero di Alessandro, che appunto venne chiamato Magno o il Grande, che governava in pochissimo tempo, era riuscito a conquistare talmente tante terre che governava su un impero vastissimo, che andava dalla Grecia, la Macedonia è qui, all'Egitto, all'Asia Minore, fino all'India, fino ai confini con l'India. Ma anche Alessandro Magno morì improvvisamente ed era giovanissimo, aveva appena 33 anni, nel 323 a.C. A quel punto il suo immenso impero fu oggetto di contese e conflitti, anche perché, non avendo avuto figli, non c'erano eredi che potessero reclamare l'impero. Fino a quando la situazione poi si stabilizzò e si formarono tre regni, quello di Macedonia, che comprendeva la Grecia, quello della Siria e quello d'Egitto. In questo periodo la libertà politica e la democrazia in Grecia ebbero fine, ma la lunga malalingua e la cultura greca si diffusero in tutto il mondo allora conosciuto. Proprio grazie al fatto che Alessandro Magno avesse conquistato così tante terre, la cultura greca e la lingua greca si diffusero dappertutto. E nella memoria collettiva di tutti i popoli si radicò il ricordo di una civiltà grandiosa che era stata capace di inventare la democrazia e la libertà. Ma in cosa consiste questa cultura greca che si è diffusa così enormemente? Se pensiamo ai caratteri specifici della cultura classica greca, dobbiamo dire che la Grecia antica rappresenta per la cultura europea moderna una delle fonti di ispirazione ancora oggi principali in numerosi campi della cultura. Uno dei contributi più importanti è sicuramente costituito dall'ideale di bellezza e di armonia che scaturisce sia dai capolavori della poesia epica, che dalla tragedia, dalla commedia, dall'architettura e dalla scultura. Qui ci sono degli esempi di scultura. Possiamo vedere queste figure umane, ben proporzionate, armoniose, con un atteggiamento rilassato, il viso sereno, lo sguardo, che non fissa l'interlocutore. Quindi questo è un ideale di bellezza e di armonia. Ma in che cosa ancora c'è l'influenza della cultura greca? La civiltà della Grecia classica ha profondamente influenzato quasi tutti gli aspetti della cultura europea fino ai nostri giorni.
La cultura greca ci è stata tramandata da importantissime opere letterarie, come l'Iliade e l'Odissea, nelle quali la leggenda si intreccia alla narrazione di eventi storici e alle vicende umane si contrappongono spesso spiegazioni fantastiche giustificate dalla presenza di un grande numero di divinità, molto simili agli uomini per fattezze, per carattere e per comportamenti. Anche la religione greca è ricca di storie che raccontano le straordinarie vicende degli dei, i miti. Qui vediamo il mito del Minotauro. I miti costituiscono il tentativo di spiegare le forze della natura e i misteri della vita per mezzo di interventi soprannaturali, creati dalla fervida fantasia del popolo. E i poeti, gli scultori, i pittori di vasi hanno fatto di queste storie antichissime l'oggetto di racconti e di rappresentazioni che sono giunti fino a noi. La nostra arte, la nostra letteratura sono state profondamente influenzate dalla mitologia greca. E poi non possiamo dimenticare il contributo importantissimo del teatro e in Grecia che sono state inventate la tragedia e la commedia. Nelle tragedie venivano messe in scena le vicende di uomini che dovevano lottare contro un destino ostile al quale alla fine soccombevano. Queste vicende disperate suscitavano la pietà, la partecipazione e la solidarietà degli spettatori. Fino a noi sono giunte però solo le opere di Sofocle, Eschilo ed Euripide. Mentre il soggetto della commedia era sicuramente più leggero, anche se spesso trattava di problemi reali e mettevano in burla, in ridicolo, i personaggi importanti della città. Quindi era anche una commedia satirica. Fino a noi sono giunte le opere di Aristofane. E la filosofia è la nascita della scienza. Dobbiamo anche questo ai greci. I greci infatti non si fermarono a livello dei miti per cercare una spiegazione di tutto, dei fenomeni naturali, ma svilupparono una nuova forma di conoscenza che prese il nome di filosofia, che significa amore per la conoscenza. I primi filosofi, Talete, Eraclito, Parmenide, Democrito, furono spinti a indagare la natura dal desiderio di conoscere le cause dei fenomeni naturali, fino a risalire alla causa comune, originaria del tutto. Per fare questo, essi si affidarono all'uso della ragione per individuare questi principi. Quindi, mentre il mito dava una spiegazione leggendaria, mitologica, la scienza, la filosofia, dava una ragione, dava una spiegazione razionale a queste domande. Questa nuova forma di sapere fornì anche i fondamenti della scienza, che ricerca le spiegazioni e le leggi fisiche naturali. Da questo nuovo modo di indagare la natura sono nate tutte le scienze, anche quelle più moderne. Basti pensare, per esempio, a Democrito, che aveva intuito che la realtà è costituita da atomi. Quest'idea è stata la base all'inizio del Novecento degli studi che hanno portato alla scoperta degli atomi, degli elettroni, del nucleo e alla costruzione dell'acceleratore di particelle che si trova al CERN di Ginevra. Il metodo usato dalla filosofia, cioè il ragionamento, venne applicato anche alla capacità di parlare, di usare la parola per costruire discorsi corretti, ma anche per esempio, persuadere gli altri, cioè convincere gli altri attraverso la retorica, e anche per riflettere sulle azioni degli uomini e tracciare un criterio nell'azione per stabilire ciò che è bene e ciò che è male. E questa è l'etica o la morale. Nell'età di Pericle, quindi V secolo a.C., la cultura greca si arricchì di nuove forme di sapere, per esempio la storia. Nacque la storiografia ad opera di Erodoto da Alicarnasso, autore delle Istorie, e per Erodoto, lo ripetiamo, la storia era una ricerca. Ma durante le guerre del Peloponneso, chi ci ha narrato le guerre del Peloponneso è stato un altro storico, Tucidide, più rigoroso e scientifico. Ma nacquero anche la matematica e l'astronomia, registrarono questi grandi passi in avanti grazie agli studiosi della scuola pitagorica. Tanto che giunsero a calcolare quasi correttamente, con i mezzi che avevano allora, la durata dell'anno solare e quindi riuscirono a modificare il calendario in uso fino ad allora. E infine, che dire della medicina? Con il medico Ippocrate, grazie a Ippocrate, la medicina ebbe i primi fondamenti scientifici e fu insegnata presso una scuola nell'isola di Kos.
Gli studi di medicina portarono a separarla nettamente dalle antiche credenze magiche, mettendo bene in luce che le malattie sono causate da condizioni fisiche e naturali alle quali si può trovare rimedio con i medicinali o con il ricorso alla chirurgia. Bene, abbiamo finito anche questa lezione, ora prova a rispondere alle seguenti domande. Cosa aveva determinato la debolezza delle città greche in concomitanza dell'ascesa di Filippo II di Macedonia? Quali sono i caratteri specifici della cultura classica greca che influenzano il mondo occidentale? In che modo gli antichi greci hanno modificato il modo di pensare, tanto da aver inventato nuove forme di sapere? Spiega a parole tue cos'è la retorica, facendo degli esempi. E spiega a parole tue cos'è l'etica, facendo degli esempi. In cosa consiste la novità della medicina di Ippocrate rispetto ai suoi predecessori? Bene. Ho finito ragazzi, ci sentiamo alla prossima video lezione.